Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video di Marley e Jelly. Dunque, questo video lo sto girando il giorno seguente a quello che vi ho caricato nell'immediato, perché l'ho girato alle 9 e alle 11, credo che fosse già online. Della bufera che si è scatenata contro Ambra San Marco. Se non l'avete visto, ve lo lascio qui, boh, da qualche parte. Siccome sono molto più calma, molto più tranquilla, ho pensato un po' alla situazione, eccetera, volevo approfondire il tutto. Ho letto dei commenti che mi avete lasciato. Grazie tante a chi ha capito ciò che io volevo dire. Ma lei. Puoi stare fermo, per favore? Stai lì, bravissimo. Sì, giù qui. Dai, seduto. Bravo, nano. Sono più calma, ho pensato, ho letto i vostri commenti. Riguardando anche il mio video, forse effettivamente, come vi dico alla fine, non mi sono spiegata proprio benissimo in tante cose, nel senso che ognuno è bello a modo suo, bellissimo se la gente si piace com'è. Ed è giusto, secondo me, prendere consapevolezza del proprio corpo e accettarsi e amarsi. Dobbiamo, mentre prendiamo consapevolezza di noi stessi, mentre impariamo ad amarci, dobbiamo anche iniziare a migliorarci sotto tutti gli aspetti di vista. Mentre riguardavo quel video, ho pensato, c'è una parola in bocca a molte molte persone, una parola, una frase, non una parola, che è alle persone come me, ok? Aspettate un attimo, anzi, mi vedete? Sì, mi vedete, dai, forse non la testa, ma comunque. Una frase in bocca a tantissime persone come me è a tantissime donne. Perché è una frase prettamente femminile, o comunque per descrivere la figura femminile come la mia, è io sono una ragazza curvy, è ok, ma la domanda è: tutte possiamo permetterci di chiamarci curvy? Allora, secondo me, le ragazze curvy sono ragazze con dei canoni precisi. Che non è una persona in sovrappeso o obesa, o meglio, sì, è una persona sicuramente sovrappeso, perché sicuramente, vedendo l'abbondanza che ha, ha per forza di cose dei chili in più, ma ha un fisico bellissimo, nel senso che ha lo stesso fisico di una ragazza magra e tonica, ma con più curve, è più formosa, è curvy. Quella è una bellezza, perché è una bellezza curvy. Io non mi ci definisco proprio curvy, perché secondo me una curvy non ha, ha la pancia piatta, ha un seno abbondante, ha un bel sedere abbondante, ha la forma a clessidra ed è comunque ben fatta. Io non sono così. Forma clessidra ce l'ho, ok, perché qua, vabbè, ora non si vede, però qua sono stretta, però non ho la pancia piatta, non ho tutto sto gran seno, sedere c'è, forse anche troppo, però avete capito cosa intendo, credo. Non è che se una persona ha dei chili in più automaticamente è curvy, no, no ragazzi, no, altrimenti tutte saremo potenziali modelle curvy, ok? Poi c'è chi si definisce curvy e ok, come dico io, l'opinione altrui la rispetto sempre, perché è giusto che ognuno abbia le sue idee, è giusto che ognuno esprima i propri pensieri, i propri pareri, ma secondo me si usa il termine un po' così a casaccio. Perciò anche qua si cambia, perché cambia tanto essere curvy o essere sovrappeso. Sono due cose diverse, sono due cose completamente diverse. Poi sicuramente i gusti, come ho già detto anche nell'altro video, sono personali. A una persona può piacere la ragazzetta di 40 kg, minuta, piccolina, e all'altra persona può piacere
la ragazza curvy, chiamiamola così, con qualche chilo in più. Ora chiamo curvy per generalizzare perché è anche un termine più carino, secondo me. Si usa curvy perché è carino, ma non per definire esattamente quello che secondo me è una vera ragazza curvy. Quindi è ovvio che poi i gusti sono personali, però i termini si usano un pochino così ogni tanto, ma non solo in questo ambito, proprio in generale. Poi gli inglesismi ormai vanno che un piacere. Ultimamente, negli ultimi anni, qualsiasi parola che si è sempre detta nella nostra lingua, perché noi siamo italiani, si è trasformata automaticamente in inglese. E se non la usi, sei da dove arrivi? Da Marte? No, arrivo da qua. Sono sempre stato qua. Siete voi che avete iniziato a parlare come quelli di là. Quindi, il video era incentrato un pochino su farvi sapere appunto il mio parere. Che secondo me comunque curvy non significa avere qualche chilo in più. Non è generale la persona che ha tot chili in più è curvy, no. Le curvy sono una cosa. Nulla, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Sono un pochino più tranquilla, sono anche un pochino più allegra. E fatemi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate, se anche voi siete del mio stesso parere. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacio!